Una partita molto complicata, bloccata, a ritmi bassi nel primo tempo, le migliori occasioni probabilmente per il Rotonda, poi quell'infortunio dell'attaccante, insomma il bomber della squadra che ha un po' cambiato i piani. Ma principalmente non proprio a ritmi bassi, perché erano due squadre che lottavano su ogni pallone, diciamo che non trovavamo spazi né loro da una parte e neanche noi dall'altra, perché eravamo anche messi da entrambi i lati, messi anche abbastanza bene. Poi abbiamo sbagliato nei primi minuti quel gol fatto, poi si è fatto male Ferreira, che per noi è un attaccante importante. Dardan veniva da una distorsione alla caviglia, per cui l'abbiamo recuperato, io parlo di Mustafa, l'altro attaccante, anzi ha tenuto il campo abbastanza bene. Poi avete visto, l'unico attaccante che aveva da Iemo, ma rientrava dopo quasi tre settimane, forse anche un mese, che aveva avuto uno stiramento, non l'ho voluto rischiare, tranne che gli ultimi due minuti. Non ero così pazzo da tenere un attaccante in panchina, per cui io ho dovuto fare di necessità virtù, portando avanti Saverino, che ha fatto una grande partita sia in fase di copertura sia in o anche di, diciamo, di disturbo ai difensori avversari e di profondità. Diciamo che questo oggi, ho detto a fine gara ai miei ragazzi, è un punto importante per il nostro proseguo, per il nostro cammino, soprattutto in un campo difficile, perché qui avranno vita difficile parecchie squadre. E ottenerlo anche in questa situazione, in queste condizioni, per me, vi dico che me lo tengo ben stretto e alla lunga può essere anche un punto determinante. E faccio un plauso a chi è entrato anche dopo a partita iniziata, che si è fatto trovare pronto. E questo penso che sia per un allenatore la gioia più bella, oltre che ottenere un risultato positivo, che quando chiami i ragazzi dalla panchina rispondono sempre presente.